Gli auditi in collegamento e i colleghi sia in commissione che appunto da remoto. Nell'ambito dell'esame del disegno di legge 1419 in materia di tutela dei lavoratori dalle maculopatie, sono previste le audizioni informali in videoconferenza di rappresentanti di INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro. Comunico che per lo svolgimento delle audizioni è stata chiesta la pubblicità dei lavori con l'attivazione dell'impianto audiovisivo sui canali Web TV 3 e YouTube 3 del Senato. Ha la parola il dottor Patrizio Rossi, capo della sovrintendenza medica dell'INAIL. Prego, dottore. Buongiorno, signor Presidente, saluto lei e tutti i componenti della Commissione. Le chiedo la possibilità per una maggiore chiarezza dell'intervento di poter condividere in schermo delle slide, pochissime slide. Posso? Provi pure. Non so se riesco a Si vede condividere benissimo. tutto, perfetto. Allora, eccoci qua, buongiorno ancora di nuovo. Benissimo, il disegno di legge attiene essenzialmente alla tutela dei lavoratori come affetti da maculopatie. In realtà poi le maculopatie è un grande capitolo della patologia visiva per la quale vi sono diverse forme. In questa circostanza se ne individuano le due principali, quella una maculopatia che deriva da un'alterazione miopica dell'occhio che quindi con il tempo determina questa patologia a carico di questa sezione particolare della retina, cioè la macula. E quella senile. Ovviamente l'interesse suscitato dalla patologia è un interesse del tutto giustificato, mi permetto di dire, perché in realtà, come riporto da dati ormai noti internazionali ma anche nazionali, la maculopatia costituisce, soprattutto nella popolazione superiore ai 50 anni o ai 55 anni, la principale causa di cecità per questa popolazione. Quindi ogni interesse e soprattutto l'interesse prevenzionale che il disegno di legge vuole diciamo, raggiungere è un interesse diciamo, lecito e importante. Ho provato proprio nell'auspicio di poter essere di aiuto a verificare se i lavoratori, in particolar modo quelli addetti ai videoterminali, siano affetti da questa patologia o sia questa patologia correlabile con il lavoro. Una ricognizione delle evidenze scientifiche, anche le più recenti, pur non conclusive, però sono orientate chiaramente ad escludere un nesso causale tra un'adibizione al videoterminale del lavoratore e lo sviluppo, è meglio la determinazione, la causazione della maculopatia. Quindi anche tutta la medicina del lavoro italiana e anche la medicina legale ha chiaramente diciamo, dimostrato, documentato e comunque è ben orientata in tal senso nell'escludere un rapporto, una correlazione tra l'attività di lavoro al videoterminale e lo sviluppo di una maculopatia degenerativa di natura miopica e tantomeno quella senile, sono le due forme che il disegno di legge riporta, e l'adibizione al lavoro. Per far questo, il contributo principale da parte dell'Istituto è quello di una ricognizione in tema di malattie professionali. Ecco, allora abbiamo esaminato le malattie professionali attinenti al segmento apparato visivo, alla funzione apparato visivo, riconosciute come tali dall'INAIL. Abbiamo studiato proprio nel dettaglio, vista la specificità, perché un conto è l'apparato visivo, un conto è la macula, e quindi abbiamo studiato tutte le 38 patologie professionali che sono state riconosciute come tali dall'INAIL. E devo dire che nessuna di queste patologie professionali ha interessato la retina in generale e tantomeno la macula, che è il segmento specifico che ci interessa, il segmento retinio specifico.
La grandissima maggioranza di queste malattie professionali sono invece riconducibili alla cataratta e non quindi alla maculopatia. Ma soprattutto entrando nelle cartelle cliniche con i colleghi medici della sovrintendenza abbiamo potuto verificare che nessuno dei malati professionali per i quali l'istituto ha riconosciuto questa malattia, i 38 casi, era un lavoratore adibito al video terminale. Ecco, quindi ovviamente anche per quanto attiene allo studio della retina e della macula in particolare, le attività di sorveglianza sanitaria prevedono, e abbiamo studiato anche in questo caso le linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro, prevedono uno studio della retina, la possibilità di studiare la retina e quindi di intercettare questa patologia attraverso il fundus oculi, che è un'attività che può essere svolta durante l'accertamento ausiliare che è svolto dall'oculista, ausiliare dell'attività del medico competente. Ma in effetti poi questo tipo di accertamento non viene svolto. Perché? Perché è un accertamento che pone delle grandi criticità. Le criticità, mi permetto di ricordarne solo alcune, possono essere ravvisate sia nella necessità di dover somministrare delle gocce midriatiche, che quindi è una procedura invasiva per la quale è richiesto il consenso del paziente e che spesso non viene concesso, ma soprattutto perché nell'ambito della sorveglianza sanitaria le visite oculistiche vengono svolte in orario di lavoro e svolgendo in orario di lavoro e somministrando delle gocce e determinando una midriasi, vi è una concreta incapacità, anche per prudenza e per evitare dei maggior danni, di impedimento a riprendere l'attività del lavoro nella immediatezza e sicuramente non certo nelle prime 2 ore, ma anche a muoversi dal luogo dove è stato effettuato questo accertamento nell'immediatezza dell'accertamento medesimo. Tutte queste criticità fanno sì che in realtà non viene svolto l'esame del fondo oculare, quindi non viene studiata la patologia maculare, non viene intercettata in epoca tempestiva, come invece sarebbe buona regola fare per poter evitare aggravamenti, anche aggravamenti nei pazienti, o meglio nei lavoratori che sono adibiti ai video terminali. Nell'articolo 2, se non vado errato, del disegno di legge, peraltro, giustamente si rinvia agli accertamenti da svolgersi presso delle strutture specializzate, ma si parla anche di accertamento invalidante e qui entriamo nell'ambito del secondo aspetto che abbiamo affrontato, che è quello dell'inserimento all'interno dei livelli essenziali di assistenza. Ecco, come funziona? Se fosse riconosciuta come malattia professionale, una maculopatia, come per tutti i malati professionali e come per tutti gli esiti degli infortuni sul lavoro, il medico INAIL in realtà valuta il grado invalidante, ecco la condizione invalidante che pure la legge richiama, se non vado errato, all'articolo 3 del disegno di legge, perdonatemi. Però poi dopo rilascia un'attestazione attraverso la quale il lavoratore infortunato o malato professionale è esentato dalla partecipazione al pagamento del ticket, perché anche per le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali può essere previsto un ticket. Quindi, se fosse riconosciuta come malattia professionale, il medico INAIL accerterebbe la condizione invalidante derivante da questo. Da questa maculopatia anche l'1% sarebbe utile, quindi praticamente per tutte le malattie professionali rilascia un'attestazione e il lavoratore non sarebbe onerato di alcunché per poter svolgere questo tipo di accertamenti di intercettazione della maculopatia. Per la maculopatia che interessa invece la comunità generale, quindi il popolo, la malattia comunitaria, questo tipo di attestazione non è previsto perché lo è soltanto per la tutela privilegiata degli infortunati e dei tecnopatici.
A mio avviso, e secondo quanto però emerge dalle evidenze di letteratura per un altro, per un verso, dalle esigenze di maggiore tutela e soprattutto per la gravità che la patologia indubitabilmente comporta per l'apparecchio, per l'apparato visivo, per l'acuità visiva e per la cecità che pure può svilupparsi all'esito di una malattia avanzata, è oltremodo utile che vi possa essere una strategia di prevenzione basata sull'esame del fondo oculare, se non addirittura su altri esami strumentali tipo l'OTC, che possono intercettare precocemente questa malattia e quindi possono far mettere in atto tutte le procedure in ambito lavorativo, ma anche in ambito, diciamo, di prevenzione sanitaria pura, che possono determinare, che meglio, che scongiurano l'aggravamento della patologia stessa. Quindi una campagna di screening della maculopatia nell'ambito della sorveglianza sanitaria è una campagna giustificata dalla tipologia e gravità della malattia e soprattutto dalla capacità di intercettare i primi segni, i primi sintomi e contrastare, se non addirittura annullare, l'effetto aggravante. Ecco, mi sono permesso anche quindi di rappresentare in queste slide, ma anche nel documento che poi, se la commissione vorrà, il mio istituto potrà formalmente trasmettere unitamente anche le slide eventualmente, di prospettare una, diciamo, un'ipotesi che è quella appunto di un esame del fondo oculare nell'ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, non in tutti i momenti della vita lavorativa, ma in particolar modo all'età di 50 anni. Perché 50 anni? Perché in coincidenza con i 50 anni, per tutti i sorvegliati, i lavoratori adibiti a vita terminale che sono sorvegliati, non tutti i lavoratori sono sorvegliati ancorché non diciamo, svolgano attività diverse da quelle da vita terminale, ma che prevedono anche l'impegno visivo importante. Dicevo, all'età di 50 anni vi è insorge meglio l'obbligo biennale della visita periodica di idoneità alla mansione di video terminalista. Ecco, in coincidenza con questa età potrebbe essere proposto un sistematico screening clinico attraverso il fondo oculare o anche strumentale, se non in modo da poter intercettare diciamo, i primi segni di una evoluzione maculopatica. Ovviamente, se il lavoratore accusasse a partire da questa età, ma anche prima, un'accentuazione di disturbi visivi, per lo più stanchezza visiva o astenopia, come viene richiamata in altri versi, ecco, a quel punto il lavoratore potrebbe anche chiedere lui la visita al medico competente, che riconduce questa alla necessità di un accertamento di screening della maculopatia, e quindi torniamo sempre all'efficace azione preventiva. Ovviamente può aiutare questa azione preventiva e di screening anche la individuazione di fattori di rischio per la maculopatia, quindi andare attraverso una mappatura di rischio dei lavoratori esposti a video terminali, agevolare l'attività di screening, che risulterebbe, quindi a nostro avviso potrebbe risultare, perdonate, a nostro avviso, indicata per i soggetti ovviamente miopi, tanto è che una delle forme appunto è la maculopatia miopica, per i fumatori, per i pazienti diabetici, per i pazienti ipertesi. La finalità di un provvedimento di tal genere sarebbe quello appunto di intercettare precocemente e quindi di efficientare un'attività di prevenzione nei confronti di una malattia molto grave che mette a repentaglio la funzionalità dell'apparato visivo. Io ho finito per quanto attiene alla mia presentazione. Grazie. Sì, grazie, grazie dottor Rossi per diciamo, questa relazione dettagliata, molto chiara. Noi le chiediamo ovviamente di poter ricevere le slide insomma, presso gli uffici della nostra commissione, così poi da condividerli con tutti i commissari.